Allora, e poi ecco l'altra cosa importante da vedere è il circuito equivalente per i piccoli segnali. Ecco, quello ci interessa essenzialmente soltanto in zona attiva diretta, perché è in quella regione in cui usiamo il transistore come amplificatore, quindi abbiamo una situazione di questo tipo, in configurazione di emettitore comune, cioè a comune tra la maglia d'ingresso e la maglia d'uscita, come si procede? Va bene. Se rappresento le caratteristiche di uscita, io ho IC in funzione di VCE, utilizzando IB come parametro, vi ricordate? Quindi caratteristiche di uscita abbiamo IC in funzione di VCE utilizzando IB come parametro. E poi uso anche le caratteristiche di ingresso. In questo modo, in pratica, io uso VBE in funzione di B, cioè si chiama caratteristiche di ingresso perché mi legano le due grandezze di ingresso utilizzando VCE come parametro. Se io rappresento la cosa così, mi viene in generale un andamento di questo tipo, cioè guardando IB rispetto a VBE, è proprio una caratteristica del diodo, e l'IB diminuisce quando aumento la corrente, quando aumento la VCE, quindi più o meno. Ecco, queste caratteristiche di ingresso in realtà, ora ho esagerato anche la distanza, ma sono quasi tutte sovrapposte, cioè dipende molto poco da VCE. Queste sono le caratteristiche Allora, voi vi ricordate che cos'è il circuito equivalente per i piccoli segnali? No, è essenzialmente un'espansione lineare intorno a un punto di riposo. Io punto di riposo chiaramente corrisponde a una quaterna, no? Cioè ho due correnti e due correnti BC e due tensioni VB e VBC, e su questi grafici sono un punto, cioè per una certa corrente IB io avrò IC e una certa VCE, quindi per esempio il punto di riposo potrebbe essere questo. E poi avrò anche un punto di riposo che rappresenta la VBLIB del dispositivo anche sulle caratteristiche di ingresso. Quindi quando io faccio il circuito equivalente per i piccoli segnali, devo linearizzare questa funzione, farla diventare una cosa che dipende linearmente dalla variazione di VCE rispetto al punto di riposo e anche dalla variazione dell'IB rispetto al punto di riposo. Ok? Quindi proviamo a scrivere la cosa per bene. IC è una IC di VCE e IB. Uso il pedice maiuscolo per dire queste sono grandezze complessive. Adesso facciamo espansione al primo ordine. Al primo ordine. La IC la scrivo come una componente costante più una piccola parte variabile. Questa sarà uguale a prima il termine di ordine 0, quindi scriviamo prima per esteso anche qua parte costante e parte variabile. Ok? Ora facciamo l'espansione al primo ordine. Termine di ordine 0, le parti variabili sono nulle.
ICVCIB, ok? Più devo mettere DIC su DVCE per VC uguale 0, IB uguale 0, quindi nel punto di riposo per la variazione che VC è piccolo, più DIC su DIB, calcolate nel punto di riposo, quindi con VC uguale 0 e IB piccolo uguale 0, per la variazione di corrente IB. Quindi questa è l'espansione al primo ordine. Ok? Questa condizione VC uguale 0, IC uguale IB, la potevo chiamare anche Q, per dire queste sono calcolate nel punto di riposo. Insomma, la prima volta l'ho scritto in modo un pochino più esteso. Allora, io che cosa devo osservare? Prima cosa che devo osservare è che questo pezzo qui è uguale a questo pezzo qui, perché IC costante è la corrente che si ha quando VC e IB sono valori costanti, d'accordo? Quindi da una parte voglio dire che il giallo a sinistra e il giallo a destra praticamente si annullano, sono le condizioni del punto di riposo, e poi ho invece il resto della relazione che mi lega le variazioni. Quindi ho che la parte variabile della corrente è la combinazione lineare di una parte variabile proporzionale, di una componente proporzionale alla parte variabile della VCE più una componente proporzionale alla parte variabile dell'EB. Ora, a questi due coefficienti non possiamo dare un nome, nel senso che questo termine qua, ups, facciamolo in blu, questo termine qua si chiama di solito HOE e questo termine qua si chiama di solito HFE. Voi sa sapete che cos'è un sistema a due porte e cos'è una descrizione in termini di parametri ibridi, no? L'avete già vista l'elettrotecnica probabilmente. Quindi questa H fa riferimento proprio alla descrizione in termini di parametri ibridi. Adesso lo vediamo un attimo. Questo HO è quella che nella descrizione a parametri ibridi si chiama la conduttanza d'uscita, e questo HF si chiama, cioè il termine HF che indica il guadagno forward. Quindi il rapporto tra corrente d'uscita e corrente d'ingresso. Lo rivediamo in dettaglio, ma comunque è importante che l'espressione del modello a parametri ibridi ce l'abbiate presente. L'ultimo termine ed E fa riferimento al fatto che il transistore è in configurazione emettitore comune. Quindi quello che noi abbiamo alla fine è IC uguale ad HOE per VCE più HFE per IB. Quindi questo è l'espressione che tiene conto dell'espansione al primo ordine delle caratteristiche di uscita. Va bene? Ovviamente, queste, come sempre nel caso di circuiti, questa espressione si può anche scrivere graficamente con un circuito che è questo. Questo è il collettore. Io ho la corrente di collettore, è uguale alla somma dei due contributi, uno è HFIB, quindi è dato da un generatore di corrente controllato dalla corrente IB, l'altro, se questo è il terminale di emettitore, VCE mi dà è una resistenza di valore 1 su HOE. IC è HOE, cioè la corrente in questa resistenza è proprio HOE per VCE. La corrente nell'altro ramo è HFB. Quindi queste due cose sono esattamente equivalenti. Allora, stesso ragionamento noi possiamo farlo per le caratteristiche di ingresso. Lì abbiamo detto abbiamo VBE
che è una funzione di IB e BCE. Di nuovo vediamo l'espansione al primo ordine, prendendo parte costante e parte variabile. Anche qui IB più IB piccolo, VC grande più VC piccolo. Adesso facciamo l'espansione al primo ordine, quindi viene VBE. Prima il termine di ordine 0, dove c'è soltanto parte costante, quindi il punto di riposo, no? Più qui ci devo mettere DVBE su DIB nel punto di riposo per IB uguale 0, VC piccolo uguale 0 per la variazione di IB, più DVBE su DVBE VCE IB uguale 0, VCE uguale 0 per VCE piccolo. Quindi di nuovo vale questa situazione, cioè questo è uguale a questo. Questo termine qua lo chiamiamo HIE, che dimensionalmente è una resistenza, e questo termine qua, che invece è un numero puro, lo chiamiamo HRE. Quindi io qui ho l'espressione VBE piccolo uguale ad HIE per IB più HRE per VCE. Anche qui vale il discorso che ho fatto prima, c'è un circuito equivalente uguale a questo. Se questo è il nodo di base, questo è il nodo di emettitore, la tensione tra base e emettitore è uguale alla somma di due termini, quindi ho due termini in serie. Il primo termine è HIEIB, quindi è la caduta su una resistenza HIE, perché qui passa la corrente IB. L'altro termine è proporzionale ad un'altra tensione, quindi qui c'è un generatore di tensione controllato da tensione di valore HREVCE. In questo termine tiene conto delle caratteristiche di ingresso. E chiaramente io poi posso unire le due cose. Desuniamo dei due concetti che abbiamo detto finora, abbiamo quello che si chiama modello a parametri ibridi del bipolare in configurazione emettitore comune. Metto insieme le due espressioni, quindi è un sistema. La prima delle caratteristiche di uscita mi dice IC uguale HFEB più HOEVCE. L'altro mi dice VBE uguale ad HIEIB più HREVCE. Io vedete, questa posso scrivere anche in forma matriciale. Questo è IC VBE uguale a una matrice che è HFE, HOE, HIE e HRE, e quindi ho IB e VCE. Questa è il classico schema a parametri ibridi, no? Una matrice, ho un sistema due porte, due sistema due porte, A
emettitore comune, perché ho un terminale, ho un dispositivo a tre terminali, le due porte sono queste qua, no? L'emettitore fa parte sia della porta d'ingresso che della porta d'uscita. Questa è la porta d'ingresso. Questa è la porta di uscita. Voi sapete che abbiamo quindi due variabili, due correnti e due tensioni. Possiamo scrivere in tanti modi come dire, il comportamento di questo sistema lineare. Uno di questi modi è usare il modello a parametri ibridi. Va bene? Ora, la caratteristica del fatto principale del modello a parametri ibridi è che i parametri dimensionalmente non sono tutti uguali, no? In particolare, vedete, HF e HR sono due numeri puri, HI è una impedenza, HO è una conduttanza. Per quello si chiama parametri ibridi, perché non sono tutti dello stesso tipo. Ho un numero molto alto di scelte a disposizione, no? Perché posso, vi ricordate, se avete visto il sistema di due porte, posso avere un modello a parametri Y, a parametri Z, perché posso scegliere di esprimere le correnti in funzione delle tensioni, o le tensioni in funzione delle correnti, insomma, ho ampia libertà. Si preferisce per il bipolare, insomma, utilizzare questo, in questo caso. Poi si usano anche i parametri Y spesso per il bipolare, in altri casi. Noi ci concentriamo su questo. È chiaramente una linearizzazione, cioè questo modello vale soltanto in un piccolo intorno del punto di riposo. Ok? Vale solo a emettitore comune, ovviamente, perché questa è la situazione in cui siamo, e poi vale in un piccolo intorno di Q. Nella pratica, poi, come vi dicevo, non è proprio molto piccolo. Ecco, tutti quei parametri dipendono strettamente dal valore di Q. Dal punto di vista circuitale, com'è il circuito? Vabbè, devo fare l'unione dei due circuiti equivalenti che ho fatto vedere per le caratteristiche di ingresso e per le caratteristiche di uscita. Quindi io qui, se li metto insieme, la corrente B, qui c'è HIE come resistenza, qua c'è una tensione HRVCE e poi qua ho in parallelo la corrente HFIB e una resistenza di valore 1 su HOE, e questo è l'EC. Questo è il circuito equivalente corrispondente. Allora, io vorrei solo farvi vedere, cioè sottolineare un attimo il ruolo di quei due generatori, perché vedete, in pratica il generatore di corrente mi dice come la corrente d'uscita dipende dalla corrente d'ingresso. Quindi, probabilmente è il termine più importante, è quello che fa il funzionamento del transistore. Ok? L'altro generatore, invece, mi dà un effetto, mi descrive un po' il ritorno, perché mi dice come la tensione d'ingresso dipende dalla tensione d'uscita. Quindi, quello è un effetto che più piccolo è, meglio è. Che io voglio che il transistore amplifichi, ma che l'ingresso non dipenda dall'uscita. Ok? In effetti, per il transistore bipolare la cosa funziona abbastanza bene. Dunque, allora, come si calcolano questi quattro parametri in funzione del punto di riposo? Questo non è banale, e vediamo in due casi piuttosto semplici. Beh, una situazione è quella grafica, no? Perché se io ho il grafico delle caratteristiche, allora un po' di cose le posso fare. Io, per esempio, se ho le caratteristiche di uscita, questo è IC, questo è VCE,
questo è la caratteristica varia di B. Io mi ricordo che cos'è, per esempio, HIE, HF. HF, vi ricordate che cos'è? È la dei C su dei B calcolata per variazioni di IB, calcolata nel punto di riposo, quindi per IB uguale 0 e VCE uguale 0. Che cosa vuol dire graficamente? Vuol dire, per esempio, che se io sto qui, va bene, devo immaginare di variare leggermente la corrente di base mantenendo la VCE fissa e vedere quanto varia la IC. Quindi chiaramente graficamente questa derivata mi diventa un rapporto incrementale e lo posso ottenere facendo così. Faccio il rapporto tra delta IC e delta IB, dove questi delta sono ottenuti mantenendo ferma la VCE. Io posso vedere quant'è la, per esempio, se conosco quant'è questa IB, diciamo che questa è IB. Due apici. Questa è la mia IB. No, questa IB la chiamo un apice. Io determino questa variazione di corrente IC e questa la chiamo delta IC e la delta IB la chiamo è la variazione IB due apici meno IB un apice. Quindi conosco quanto vale IB qui, quanto vale IB qui, faccio la differenza. Quindi quella è la variazione di IB. Verifico la variazione di C corrispondente e faccio il rapporto. Questa è l'HFE. Graficamente la cosa, voglio dire, ha un senso. Non è super comoda da calcolare. D'accordo? Stesso discorso, se voglio calcolare HOE, HOE mi ricordo quant'è, è delta IC, dei C, scusate, su DVCE, calcolato nel punto di riposo. Quindi una derivata parziale, io stavolta devo mantenere la corrente fissa, la corrente di base fissa, quindi io posso fare qua delta IC su delta VCE. Allora, che cosa faccio? Faccio variare la VCE, per esempio prendo questo delta VCE qui, anzi cambio colore perché così si capisce che è un altro contesto. Vedete, io faccio variare la delta VCE qui e guardo quanto varia sulla caratteristica IB costante, perché devo essere in quella situazione, quanto varia la corrente di collettore. E questa è la delta IC corrispondente. A questo punto il rapporto mi dà l'HOE, che è una conduttanza d'uscita. Ok? Conduttanza d'uscita perché il rapporto tra corrente d'uscita e tensione d'uscita. Quindi, ovviamente, graficamente queste cose sono abbastanza facili da fare e ovviamente graficamente posso anche farla sulla caratteristica d'ingresso. La caratteristica d'ingresso qua, ecco, io qui ve la faccio per come ve l'ho raccontata. Vi vorrei solo dire che spesso in realtà questa caratteristica d'ingresso si trova rappresentata al contrario, cioè B in funzione di VBE, cioè con gli assi scambiati. Ma questo è giusto per fare un ragionamento consistente con quello che abbiamo visto finora. Allora, per fare lo stesso conto sulla caratteristica d'ingresso, beh, in realtà, visto che tanto quando si fa il conto graficamente, si fanno forti approssimazioni, vi immaginate, no? Con Righello e matita, tra questi numeri non è che vengono fuori molto precisi. Allora, insomma, direttamente si assume che tutte le caratteristiche d'ingresso non dipendano da VCE. Vi dicevo che le curve sono quasi attaccate, ma in pratica si suppone che siano praticamente coincidenti. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che si assume quando si fa la cosa graficamente che questa curva qui sia VCE costante, che in pratica quando cambio VCE la curva non cambi, e che quindi HR, che è la variazione di IB,
VBE quando varia la VCE, sempre nel punto di riposo, sia praticamente nulla. No, perché ovviamente se le caratteristiche non dipendono da VCE, vuol dire che poi alla fine neanche la VBE ne dipende. Quindi si approssima, non si fa un calcolo grafico, si approssima con zero. L'altro termine invece no, se io ho questo come punto di riposo, allora la HIE, che è la variazione di VBE rispetto ai B nel punto di riposo, quindi a VC costante, è la pendenza di questa curva nel punto di riposo. Quindi io in pratica devo calcolare questa pendenza come mi pare, insomma. Cioè, mi impongo una variazione di B, guardo quanto vale la variazione di, impongo una variazione di B, per esempio così, vedo delta IB, vedo quanto vale la variazione di VBE corrispondente e quella è l'HIE. Quindi graficamente queste cose si riescono a ottenere in modo non difficile, ma ovviamente non molto preciso. Un altro modo un pochino più pratico è probabilmente invece estrarre questi parametri direttamente dal modello di Ebersen-Moll. Proviamo a vedere come si fa in questo caso. Allora, innanzitutto voi vi ricordate che in zona attiva diretta il modello di Ebersen-Moll si semplificava. Situazione in cui siamo, questa, no? Valeva dal modello di Ebersen-Moll, noi ricavavamo questa espressione C uguale a beta FB più beta F più 1 per il C0, d'accordo? Quindi se io scrivo HF per esempio come derivata di C rispetto ai B, vedete, se faccio la derivata di C rispetto ai B, qui mi viene nel punto di riposo, qui mi viene beta F. Quindi l'HFE è praticamente il beta F del modello di Ebersen-Moll. Ecco, l'HOE non è esplicito qui. Dunque, questo qui avevamo detto praticamente era beta FB. L'HE non è esplicito, perché l'HE cosa sarebbe? HE è la derivata di IC rispetto a VCE nel punto di riposo. VCE dov'è che sta qui dentro? Non c'è esplicitamente. Beh, però stiamo attenti, noi abbiamo già visto una cosa, abbiamo visto che in realtà beta F aumenta quando aumenta VCE, perché la a parità di corrente di base abbiamo detto la corrente C aumenta quando aumenta VCE, quindi è il beta F che dipende da VCE, quindi se io vado a fare la derivata mi viene IB che moltiplica de beta F su de VCE. Ho questo di solito si scrive più semplicemente IC che moltiplica de beta F su de VCE per 1 su beta F. Perché IB è IC su beta F. Perché ve lo scrivo così? Perché in pratica, vedete, no, questa espressione l'avevamo già vista. Vi ricordate quando vi ho raccontato un attimo fa della tensione di Hurley? Vi avevo detto che veniva HOE uguale a IC su VA. Quindi in pratica questa roba qua è l'inverso della tensione di Hurley. Ok? Quindi io questa espressione qui, se
è difficile che io conosca esattamente la derivata di beta rispetto a VCE, però è molto più facile che mi abbia dato sperimentalmente il valore della VA e posso usare quello per ricavare a COI. Ok? Bene, quindi HF è beta F, HOE è C su VA. E vediamo invece dalla maglia d'ingresso, questo è un pochino più delicato. L'HRE lo considero sempre nullo, praticamente. Devo verificare l'HIE per completezza. Allora, per verificare l'HIE, che cosa si fa? Beh, rappresentiamo un attimo il modello di Ebers e Moll, perché dobbiamo vedere le relazioni tra i vari pezzi. Allora, io ho questo. Questo è IED. Questo è alfa FIED, che va al collettore. E poi qui ho l'altro diodo, che è interdetto. Questo è ICD. E questo qui è alfa RCD. Ecco, allora, in zona attiva diretta abbiamo detto IC uguale a beta F IB più beta F più 1 IC0. Aspettate, per non sbagliare, queste sono maiuscole. Posso essere maiuscolo e tutto, soltanto maiuscolo il pedice, insomma, non cambia nulla. Allora, se io scrivo IB, allora quando scrivo HIE mi serve la derivata di VBE rispetto a IB, quindi ho bisogno di scrivere l'espressione IB. Allora, IB a che cosa è uguale? IB è uguale a 1 meno alfa F per IED, no, questo meno questo, più 1 meno alfa R per ICD. E questa è l'espressione. Ora, in questo caso particolare, ICD è uguale a meno ICS. D'accordo? Tutto questo è molto piccolo, questo pezzo qui per semplicità lo possiamo trascurare, va bene? Quindi questo lo trascuriamo. Trascuriamo. Mi rimane questo pezzo qua. Allora, questo lo riscrivo, e IED dipende da VBE, quindi adesso ho la relazione tra IB e VBE. Qui c'è IES che moltiplica E alla VBE su VT meno 1. Quindi io devo ricavare, beh, per comodità mi conviene invece di ricavare HIE, ricavare l'inverso di HIE, cioè quindi la derivata di B rispetto a VBE, perché ho già l'espressione scritta in questo modo. Allora, come faccio? Beh, posso trascurare il termine 1 rispetto all'esponenziale. E se faccio questa derivata mi viene 1 su, questo è VT, per tutto il resto come prima, cioè IE alfa F, IES e alla VBE grande su VT. Tutta questa roba qua anzi no, tutta Beh sì, no. Tutta questa roba qua non mi conviene scriverlo così. Questa roba qua è I. No, è più semplice. No, scusatemi. Allora, questo è più facile che se lo scrivo così. Questa roba qua è IB grande. Quindi questo è IB grande diviso VT. E IB grande è uguale a IC grande
diviso beta F, quindi per concludere HI è piccolo, è uguale a beta F per VT diviso IC grande, che a sua volta è uguale ad HE, perché beta F è uguale a HE, VT diviso IC grande. Questo è HF. Ok, quindi con riferimento al modello di Ebers e Moll, questo è il ragionamento che conviene fare. Se poi aggiungiamo questo pezzettino, si vuole esplicitare la resistenza serie qua, no? Chiamano questo B' e la B più esterna. Si vuole esplicitare, in pratica vuol dire che si aggiungerà a questa espressione qua anche l'RB che abbiamo scritto. Ok, quindi se si vuole aggiungere questo pezzo, bisogna poi aggiungere anche questo pezzo. Allora, vi ridisegno caso un pochino più comune, quindi in quello in cui si trascura HRE e si mettono soltanto le altre tre quantità, e vi volevo far vedere un'altra modifica di questo circuito equivalente che si usa spesso, che è il cosiddetto circuito di Giacoletto. Che è molto simile al modello a parametri ibridi, soltanto contiene un po' più di termini, un po' delle variazioni e poi contiene un po' di termini aggiuntivi. Vediamo come è fatto il circuito di Giacoletto. Allora, innanzitutto, dentro l'HIE distingue i due termini, quello della resistenza di diffusione in base e quello della e la parte restante. Quindi lui che cosa fa in pratica? Rispetto a questo dice, va bene, RB lo separo, questo termine qui lo chiamo RP greco oppure RB'E. Va bene? Quindi questa è una distinzione piccola. Giacoletto originariamente l'aveva chiamato RP greco, questo. Giacoletto era uno scienziato dei Bell Labs. Poco dopo l'invenzione del transistore, mise a punto un modello equivalente valido in tanti contesti, valido anche per alte frequenze. Era italiano del resto, come di origine. Allora, quindi questo è la variazione. Questo vale VT per HFE diviso IC, quindi esattamente il termine che abbiamo calcolato prima. Poi dice, vabbè, da questa parte, io questa tensione qui la chiamo VP greco, da questa parte invece di fare il generatore di corrente controllato dalla corrente IB, faccio una, lo scrivo in modo leggermente diverso, lo faccio controllare dalla tensione VP greco, quindi qui scrivo GM VP greco, ma è uguale a questo HFEB. Cioè in pratica, GM VP greco VP greco è uguale a RP greco per IB, quindi questo termine qui è proprio HFE. Quindi questo generatore è uguale a questo, è semplicemente la notazione leggermente diversa, d'accordo? È preferibile collegarlo alla tensione invece che alla corrente, questa è una scelta che lui fa, ma le due cose sono perfettamente identiche. Questo vuol dire che vale questa relazione, questa teniamola a mente perché vedrete che anche in seguito sarà abbastanza utile. Cioè l'HFE è GM per RP greco.
Poi che cosa fa? Aggiunge la 1 su HOE, lui in realtà la chiama R0, quindi questa R0 non è nient'altro, RO, resistenza d'uscita, non è nient'altro che 1 su HOE. Lui diciamo usa dei nomi che non sono quelli dei parametri ibridi, non fa riferimento esplicito al sistema parametri ibridi. Le due cose sono praticamente identiche, no? Fino a questo momento. Adesso aggiunge i temi di capacità anche, cioè quelli che sono legati alle cariche accumulate nelle due giunzioni. Ora, tanto il transistore è fatto da due giunzioni, abbiamo visto già quali sono le cariche accumulate nelle due giunzioni. Lui dice, vabbè, tra base intrinseca e collettore c'è una regione di svuotamento grande, perché la capacità è polarizzata inversamente ed è alta la barriera. E quindi lui dice, ok, qua c'è una capacità che è una capacità di svuotamento. Okay? Lui la chiama CMU. Noi la chiamo spesso anche CB'C. Okay? Tra base intrinseca e emettitore c'è un'altra capacità, che è una capacità di diffusione, perché la giunzione base-emettitore è polarizzata direttamente, e questa la chiama CP greco. Per noi anche CB'E, insomma, sono tutti sinonimi. Quindi lui definisce queste due capacità legate alle giunzioni, e ovviamente noi sappiamo che in generale la capacità di una giunzione polarizzata direttamente è molto più grande della capacità di una giunzione polarizzata inversamente. Quindi quella condizione tipicamente vale. Allora, il nome pi greco e mu deriva un pochino da questa forma, perché vedete qui, se io guardo questo, seguitemi un po' il puntatore, vedo questo, assomiglia a un pi greco, no? Con due barrette verticali, per cui le chiamo appunto R pi greco e C pi greco, e qui invece questa assomiglia a un mu, per cui questa la chiama C mu. No, giusto per quei nomi mu e pi greco sono semplicemente perché ricordano la forma del circuito. Bene. E tradizionalmente nella letteratura tecnica si chiamano o così, sempre usando la stessa nomenclatura che aveva definito lui, oppure con quella dei nodi che vi ho fatto vedere io, no? Chiaramente mu e pi greco è più sintetica, ma non ci si ricorda esattamente tra che nodi è riferita. Se metto i nodi è più facile ricordarmi tra che nodi sta, ma un pochino più lungo. Diciamo che tutto va bene. Va bene, quindi questo circuito già con gli anni 50, fine anni 50, la proposta di questo circuito è attecchito, è praticamente il modello di piccolo segnale più adoperato. Di nuovo, quando non considero le capacità, è esattamente uguale al modello a parametri ibridi, semplicemente cambiato nomi dei parametri, va bene. Quando invece metto le capacità, le cose sono un po' diverse. Ed è importante che il generatore di corrente sia legato alla tensione VP greco, perché poi le capacità sono legate alla tensione come dire, è appropriata come variazione. Però, per quello che vogliamo far noi, in pratica, quando siamo a frequenze abbastanza basse, le capacità le consideriamo un circuito aperto e quindi i due modelli sono esattamente uguali. Quando invece abbiamo bisogno di considerare esplicitamente queste capacità, perché le frequenze non sono tanto basse, allora dobbiamo guardare il modello di Giacoletto. Ok? Va bene. Dunque, mi prendo 2 minuti per concludere questo argomento e per dire due parole su quelli che sono i maximum ratings dei transistori bipolari, cioè i valori massimi di corrente e tensione. Noi abbiamo visto già per i diodi, e c'è chiaramente una cosa analoga per i transistori. La cosa più importante è chiaramente io ho sempre una corrente massima che posso far passare, e quella è la corrente che in pratica causa un riscaldamento tale da danneggiare la confezione del transistore. Quindi tipicamente viene sempre indicata quella corrente, una Icmax, nel manuale del dispositivo mi viene indicata,
E poi mi viene indicata la tensione di breakdown, perché se vado a vedere in dettaglio cosa, come sono fatte le caratteristiche di uscita, di solito sono fatte così, cioè la zona, quindi a un certo punto, quando aumenta la tensione, improvvisa salita della corrente. Allora, di solito si dà questa quantità qui, che è il valore massimo della tensione di breakdown, che è quella che si ha per corrente di collettore minima. Quindi questa è la VCE0, si chiama. E questo è un breakdown a valanga, tipicamente, perché sono drogaggi bassi, della giunzione base collettore. Questa è la situazione tipica che avviene. Quindi io so che c'è una massima VCE che posso applicare, c'è una massima corrente che posso applicare, altrimenti mi danneggia, beh, in modo specifico i contatti. E poi c'è anche tipicamente una massima potenza che posso dissipare, c'è un massimo prodotto IC per VCE.